E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Kerbal Space Program. Sto mettendo un po' a posto il microfono perché voglio che la voce sia messa bene. Signori, è uscito Kerbal Space Program, è uscito dall'alfa, dall'early access ed è ufficialmente diventato un gioco completo, per così dire. E anche nella nostra partita abbiamo dei problemi, per così dire, perché come vedete ho meno roba. Cioè, lo vedrete adesso nella costruzione, ho perso un po' di equipaggiamenti fighissimi. E in compenso, però, come vedete, abbiamo l'intero albero genealogico, per così dire, visibile. E ci sono tante cose fighe che potremmo prendere, perché abbiamo 18 punti. 15 punti per questo. Stavo cercando dove caspita fossero le ali. Perché volevo fare gli aerei. Eccole dove sono le ali. E servono 90 punti scienza per tutto il settore ali. Quindi dobbiamo fare 90 punti. Probabilmente li faremo lanciando un razzo nello spazio. Ma nel frattempo voglio sbloccare questi anche perché sono cose utili, tipo lo Science Junior, quello che abbiamo sempre avuto, non è più disponibile perché lo hanno switchato in un altro modo. Ogni tanto mi vedete che guarderò a destra, ogni tanto a sinistra perché il gioco ce l'ho su due schermi sostanzialmente, quello dove sto registrando e quello dove gioco, quindi non so da che parte guardare, ragazzi, voi siete al centro. Comunque, allora sblocchiamo l'Engineering 01 perché serve. Ah, anche questo è già sbloccato, ottimo, ce l'abbiamo già. Poi cos'altro abbiamo da sbloccare? 45, non possiamo. Ok, abbiamo 13 punti scienza da spendere e mi sembra che non possiamo sbloccarci nient'altro. Esatto, vedo. Ah, con questo si sbloccano anche questi, quindi. Ok, sono un po' particolari. Ok, comunque. Abbiamo i nostri punti, direi di andare a fare uno shuttle, mandarlo nello spazio, fare un po' di ricerche e vedere che cosa succede. Qui abbiamo ancora roba. Recupera. Lunar landing. Recupera. Abbiamo pure ottenuto zero scienza, perfetto. Diamo un'occhiata allo spazio, perché è da un po' che non ci siamo. Ok, musica. Abbiamo il Lunar landing MK2.6 che è ancora nello spazio, ok, ottimo. Dovremmo mettere in orbita un qualcosa con tantissime cose di ricerca e utilizzarlo poi per fare punti nel tempo. Devo provarci. Comunque, andiamo a costruire un nuovo razzo perché dobbiamo festeggiare, ragazzi, il fatto che Kerbal è uscito ufficialmente dall'Early Access e dobbiamo creare qualcosa di fantasticagorico. Ho detto qualcosa di veramente brutto, ma ci siamo capiti, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Command pod perché manderemo un Kerbal? Non ancora. Mi sembra che non ne abbiamo neanche tanti di Kerbal a disposizione, vero? Vediamo. Infatti, ne abbiamo solo uno. Finché non resuscita GBD, forse non è il caso. Forse. Ok, vediamo un po'. Computer, il Prodo Bodine. Yes. Si comincia, ragazzi. Oh, vai. Ok, gente, abbiamo creato il nostro razzo. Non ho idea di se, come, quando farà qualcosa, ma
Sono fiducioso. Inoltre dovrei avere, eccoli qua, questi cosi qui che mi permettono di fissare il nostro velivolo e direi di fare una cosa di questo tipo. Hop. Solleviamolo un pochino perché why not? Ok. Perfetto. C'è tutto. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Vediamo un po'. Sì. Allora, prima si sganciano questi e poi partono. No. Non siamo assolutamente d'accordo, ragazzi. Voi quattro partite quando ci sganciamo. Voi quattro. Voi, d'altro canto, voi cinque partirete dopo che si saranno sganciati questi. Ok, poi si sganciano, poi parte questo. No. Tu parti qua, ok. Facciamo così. The launch pad is not in. Ok, dobbiamo pulire il launchpad. Ci mettiamo un attimo. Ok, abbiamo riparato il launchpad e si lancia. Questa volta ce la facciamo. Speriamo di non esplodere. Non dovremmo, però. È molto semplice come situazione il razzo a sto giro. Però, si sa mai. Nice. Ok. Non siamo molto stabili, oserei dire. Ma va benissimo così, sì. Parte! T! Ok. Ok, non andiamo subito storti. Ok, la temperatura ce la facciamo. Ok. No, 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 no,
Ok, trovo molto positivo il fatto che... Perché sento che non finirà bene. Sento che non fi... No, non sta per finire bene. No, no, non sta per finire bene. No. No, 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 no. Atterraggio perfetto. Ok. Mettiamolo in questo modo. Abbiamo bisogno di più carica, secondo me. Ci servono più batterie. E quello è il nostro problema, probabilmente. Che non abbiamo abbastanza energia elettrica. Secondo me ci siamo fregati in energia elettrica completamente. Mentre eravamo per strada proprio. E si risolve aggiungendo una cosiddetta shit ton di batterie. Ok, dovremmo essere già molto più stabili. Farei anche una cosa di questo tipo io. No, 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 no. No, come non detto, come non detto, come non detto, come non detto. Come li tolgo? Oh, non mi ricordo come si tolgono. Contro forse. Ok, forse ho fatto una cavolata. No, no, non ho fatto una cavolata enorme. Ah! Qua. Ok. Cioè. Ce l'abbiamo fatta, non ho fatto troppe cavolate. Per fortuna me ne sono reso conto. Ok, questo dovevo fare. Tac, tac e tac, tac, in modo che siano agganciati anche quelli interni. In questo modo rendiamo tutta quanta la struttura stabile e nulla potrà andare storto. Nulla. Esattamente come prima. Ok. Ci siamo! Salva! Go!
Ok. Direi che questa volta siamo molto più resistenti, almeno a occhio. Vedremo come andrà col lancio. Prima di tutto, T, che abbiamo il SAS. Stabilizzati. Ok. Siamo pronti. Tutti i sistemi sono a posto. E si parte fra 5, 4, 3, 2. Sembra andare benissimo. Ok, stiamo letteralmente andando verticalissimi. La cosa mi piace un sacco. Stabilità proprio magnifica. Wow. Ora, appena vanno, sganciamo. Ok, questo non mi è piaciuto molto. Comunque, non era previsto che ce li portassimo dietro, vero? Ok. C'è sempre qualcosa che non quadra, ma dimmi te, oh. Comunque, vediamo un po' cosa stiamo riuscendo a combinare. Ci appesantiscono un sacco. No, ragazzi, ci vediamo tra un secondo, eh. Assolutamente. Ok, ho sistemato la cosa, ma a quanto pare, sistemandolo giusto come deve essere, ritorna il cavo che non ci doveva essere. Quindi, ok. Speriamo di farcela lo stesso. T. E si parte, ragazzi. 5. 4, 3. Ok. Stiamo salendo. Mi piace. Nulla che esplode per ora. Anche se sono abbastanza al calduccio i propulsori qua, ma va bene. Tutta salute, tutta salute. Speriamo non facciano troppo danno. Ok. Vai. Ok. Ok. Ora siamo a 3.000 metri. A 10.000 iniziamo a girarci da un lato. Cioè, o destro o sinistro. Ah, ok. Ora vorrei riuscire a capire per quale motivo. Ok, grazie. Ah, stop, 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 stop. Ah, ho sbagliato. Ok. Osserviamo. Oh, recovery. Magari andiamo anche di qua. Abbiamo già finito materiale, perfetto. Ok. Keep data. Anche tu. Keep data. E anche tu. Keep data, ok. Poi direi anche di osservare te. Keep data. Osservare te. Keep data. Sono 5.000 metri, forse ci dobbiamo muovere. Keep data. Keep data. Ok, penso che ci siamo. 3.000 metri. Sì.
Chissà dove atterreremo. Cioè, praticamente riatterriamo esattamente dove siamo partiti. Ma almeno questa volta abbiamo dei dati per poter fare qualche cosa, spero. E sfido chiunque a dire che non atterro abbastanza piano. Ok, abbiamo un quintuplo carrello d'atterraggio e accederemo un pochino. Sette, sei, cinque, quattro. Ok, ancora più le... Cioè, più lento di così? Non credo sia fatti, guarda che roba. Ci vediamo quando siamo arrivati. Siamo al massimo della velocità. Lol. Ok, ci siamo. Stiamo per atterrare. Ci siamo quasi. Tuk. Ok, siamo arrivati a terra. Perfection. Recupera. Oh yeah. E sì. Abbiamo fatto un po' di scienza. Guarda che roba. Guarda quanti punti. Ok, 44 punti. Buono, buono. C'è qualcosa che possiamo sbloccare? No, perché ce ne vanno 45 almeno. Ok. Ad ogni modo, ragazzi. Avevo poco tempo a disposizione per fare cavolate. Purtroppo ho fatto solo un fail. Ma tranquilli, da adesso inizierò a fare molte più puntate di tutti quanti i giochi, Kerbal incluso. Non vi preoccupate, ne stanno arrivando a caterve. E questo è Kerbal nella sua versione completa, o almeno così dovrebbe essere, ma sono sicuro che avrà ancora altri cambiamenti, nuove patch, nuove cose in più, perché questo è il minimo. Inoltre, Kerbal è altamente moddabile e diciamola così, una volta che arriverò più o meno a questo livello di barra, questo più o meno, inizierò a utilizzare le mod perché mi è stato detto che ci sono delle mod assurde per questo gioco, quindi inizierò a provare anche quelle. Ma fino ad allora cercheremo di continuare con questo, ma a mandare roba in orbita, ad arrivare sulla Luna e ritorno, perché siamo arrivati sulla Luna, ve lo ricordo. Ora dobbiamo tornare indietro, però devo recuperare tutti quanti gli equipaggiamenti precedenti, quindi probabilmente nella prossima puntata avrò tutto quanto quello che mi serve, cioè tutti questi pezzi li avrò perché sono quelli che avevo prima, li devo solo recuperare. E che dire? Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso, cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video. Ricordate che mi trovate anche su Twitch, Twitter e Facebook. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao. Dai, Gebedia, resuscita che ti aspetto.